Allora. Devo coordinarci con le teste? Dici? Allora, sta già registrando? Sì. Sì. Ah, vabbè, io faccio 3-2-1 però. Di che? È buono. Guardala. Allora. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Ci mancherebbe Gianluca. Gianluca, vabbè. Benvenuti in un nuovo video in questo, diciamo, in questa strana conformazione. Parliamo e commentiamo gli ultimi 10 anni di Speed the Yaks, principalmente quelli. Poi che cos'è? Che cos'è lo Speed? Spiel des Jahres. Jahres, qual è Jahres? Gioco dell'anno in Germania, ovviamente anche riconosciuto a livello mondiale. Come altro genio dice di girati per Dio. Esatto. Praticamente, no? Arrotati, no? Staremo qui a commentare lo Speed the Yaks, stile, diciamo, classifica Board Game Geek. Come funziona lo Speed the Yaks? Lo Speed the Yaks è il gioco che serve per introdurre un nuovo giocatore al mondo dei giochi da tavolo. E deve avere 2 regole in croce e essere nella durata di 30-45 minuti più o meno. Abbiamo anche l'intenzione di parlare del Kenner Speed the Yaks. Grazie, signor tedesco. Che sarebbe in italiano? No, in italiano non so. Il fratello però è il fratello ciccioso German. Allora, vai, regia. Quindi 10 anni, 2009, 2019, quest'anno ancora non lo sappiamo chi vince. Quanto si tiene a proposito? Viene premiato a giugno 2009, dunque. I nominati per lo Spiel. Io li cito, non ne so manco. Finca, okay. Fauna, Pandemia e Dominion. Indovinate chi ha vinto? Dominion. Dominion. Deck building? Sì. Dominion. Sì, ha vinto Dominion. Dominion. Ok. Non avevo capito il primo tiro, però ok. È un deck building. Secondo me è la sua prima visione giusta. C'ha 2 regole in croce. Veramente c'hai. Compri le carte e ti fai il tuo mazzo con un deck building. Senza ombra di dubbio sono d'accordo. È un buon titolo. Ho mezza libreria di là, più o meno, mi mancano 2 stazioni, quindi non aggiungo altro. Vai, però vai. Pandemia è Pandemia. Ho capito, però... Vabbè, però effettivamente... Andiamo. Oddio, forse Pandemia è un po' più complicato, se deve essere quello lo spirito di avvicinare... Il problema è che Pandemia lo giochi, lo finisci, lo butti. Dominion lo giochi, lo finisci, lo rigiochi. Mica Pandemia, mica Legacy. Vabbè, però c'ha 3 livelli Pandemia, cioè nel senso Pandemia non male, fatti 3 livelli. Non lo so. Io sono sempre morto. Sì, no, forse io non ho mai vinto. Tu non hai mai giocato. Vabbè, forse l'ottica per cui è creato questo premio credo che sia più la rigiocabilità. No, più vicino a Dominion piuttosto che a Pandemia. Andiamo avanti con il 2010. Qui attenzione, è importante perché so che il gioco dell'anno Claudio lo ama. Dunque, i nominati: Port Royal. Sì, ok. Through the Ages. Fresco. Through the Age. E Dixit. Secondo voi chi ha vinto? Dixit. Vabbè. A me non spiegami True the Ages, come ci è arrivato. Esatto. Come ci è arrivato lì? Dov'è semplice? Esatto, dove stanno scritte quelle 2 regole? Dice il cervello. Dai, sono cambiate. Ma è una cosa facile. Vabbè, erano 4 e prima forse non c'era il Kenner. Dio del secondo. Esatto. Forse hanno messo tutti non c'era il Kenner. Vabbè, Dixit penso che è l'unico che deve effettivamente vincere questo premio perché penso per chi gioca. Allora, io non a me non piace, quindi non ne parlo. Cioè non mi piace, devo fare. Sacrosanta la vittoria, però come ha detto Claudio, il Speed the Yaks serve per fare 1000 espansioni anche qui. 1000 10. Che cosa cambia? Solo la grafica delle carte. Però effettivamente non è un deck building, è un onirico, è un gioco onirico dove bisogna andare a dare degli indizi su una carta che sei in mano a un gruppo di persone al tavolo e le altre persone dovranno dare una carta che significhi la stessa parola, queste carte vanno mischiate, vanno date e va indovinata qual è la carta, con un tipologia di punteggio per chi indovina, per chi non indovina, per chi gli viene indovinata la carta e così via. Ok. Vai avanti. 2011. E nel 2011 iniziano anche i Kenner, ecco perché forse tu okay. Più leggeri allora. Allora, intanto andiamo con gli Spiel. Azara o Asura? Asura. Azul. L'isola proibita e Quirkle.
Non ne conosco nemmeno uno. Conosco Quirkle. Perfetto. Ha vinto Quirkle. Ha vinto Quirkle e si vede che era un anno tristissimo. Ma erano due giochi a tavolo. Il kennel di quell'anno c'era Strasbourg, Lancaster e ha vinto Seven Wonders. Beh, Seven Wonders. Ok. Milioni di tornei abbiamo fatto. Milioni di espansioni? Sì. Milioni di espansioni. Due regole. E due regole in croce. Però quello no, non è più lo spiel, però secondo me a pieno titolo proprio. 2012 che doveva finire il mondo. Sì, ok. Sì, sì. Abbiamo. Ma questa cosa. Sì, ma in maglia. Zocchini quindi è uscito. Esatto. No, è uscito dopo. Prima. No. Allora, abbiamo Las Vegas. Sì, il gioco di dati. Mm-hmm. Esselsbrook. Non me lo conosco. E ha vinto Kingdom Builder. Chi? Guarda voi. Kingdom. No, conosco. Si chiama? Kingdom Builder. Non vi preoccupate, gli altri li conosciamo tutti. Però il 2011, il 2012 non ci piaceva. No, no, secondo me ancora sto a pensare. Io sicuro. Attenzione. Allora, visto l'acquisto, assomiglia alla mappa di Eldorado. Di Eldorado, davvero. E visto, più vicino anche. Eldorado. No, mi sa che questo lo compriamo. Esatto, compriamo anche questo, vado, cagato da Amazon. Allora. Lo Spiel de Chaves l'ha sempre comprato perché se ha vinto e la metà li ho rivenduti, quindi già ho detto tutto. E mo arriviamo sugli anni in cui volano. Sappiate che nel quello stesso anno il Kennel Spiel ha vinto Village. Village, ok. Bello, cioè una meccanica particolare in cui i tuoi omini cominciano a morire. E sì, sì, è invecchiano e muoiono. Invecchiano e muoiono e muoiono. In base a dove muoiono fai punti vittoria come concime, cioè se tu che stai facendo concimano e fanno punti vittoria, non capito. Muori facendo il cappendiere, è triste, invece a Rusta se fai il primario di boh non lo so. Ah ok, devi fare evolvere, morire nel nuovo settore. Allora, adesso saliamo 2013 e qua, inizio, e qua iniziano le August. Sì, Quix ce l'ho, un gioco di anni. Comunque, no, sì. Ha vinto Anabi. Anabi. Ok. Allora. No. Una regola in croce. Una regola in croce. Cooper non si rispetta. Cooperativo. Però qui. Allora. L'ideale sarebbe se Simone Luciani ti racconta la partita con Daniele Tascini e Samantha. Se te la racconta. Le lacrime ti escono da tutti i pori. Se faremo un'intervista a Simone Luciani, gli faremo raccontare questa partita. Ottimo gioco, spettacolare. Veramente è un cooperativo difficilissimo, sì, non si vince mai. Non vedi le tue carte, fai vedere le tue carte, le vedono gli altri, ti devono dare inditi per fare questi fuochi errati. Una gran bella idea. Geniale. 4 ore veloce. Mi pare che forse è stato il primo gioco cooperativo o il primo gioco di carte. Non lo so. Vincere. Ah, ok. Loro lo sappiamo, ma sappiamo che in quell'anno il Kenner fu molto combattuto perché c'era Bruce. Sì. E le leggende di Andor e vinse le leggende di Andor. Allora, che conosco Bruce. Allora, le leggende di Andor è bello, ma mi hanno lasciato un po'. È stato fortemente sconsigliato. Bruce è furia, è divertente. Non vuoi dire furia, però. Allora, è incontrollabile. È incontrollabile, però. Cioè, non ti devi affezionare le carte perché. Non ti devi affezionare i soldi perché non ce la farai mai, non voglio. Contate, ci ho fatto una partita e ancora sto cercando di comprarmelo da qualche parte. Non è piaciuto. Purtroppo abbiamo mancato esatto. Quando costava 20 euro. Non so. Chi di voi ci ha giocato le leggende di Andor? No, io no. Io una volta con. Ci ho fatto un po' di partite, sinceramente, è carino. Cioè, sì, l'ambientazione sì. È carina. L'ansia che ti mette lo spawn dei mi dei ha mostri. Dato, io lo devo rigiocare, però mi ha dato in una partita l'idea sì, che il capisci. Movimento è furia prevedibile. È tanto prevedibile. Mi scoppia, scusate. Allora, 2014, attenzione, attenzione, perché qui ci sono dei giochi che io già so che qualcuno. Abbiamo uno Splendor, un Concept e un Camel Up. Allora, ho vinto Camel Up. Ha vinto? Camel Up perché lo so, perché ce l'ho. Ci ho avuto la prima edizione. No, ho rubato la prima edizione e ho ricomprato quella nuova. Fatta in plastica, un po' più grezza, però molto più funzionale. A me piace tantissimo. Cioè, è divertentissimo perché questa corsa dei cammelli è fantastica. Non è un gioco educativo perché è un gioco di scommesse, quindi non puoi piazzare. Preferisci più Splendor o Camel Up? Attenzione, allora sono due giochi completamente diversi. Appunto, io, cioè, nel senso, per quando Camel Up allora, secondo me, come divertentissimo,
Forse perché sì, forse è sempre il solito discorso, cioè su Splendor hai bisogno di un bizzico di strategia, quindi ci devi giocare con una certa logica per sì, magari portarlo a termine. Camelup vai più distinto, quindi un novizio lo metti al tavolo, prendi, giochi, vai di impeto, dici ok me la sento, tanto allora, sono scommesse, il giorno d'oggi scommesse. A livello di regole poteva vincere Splendor perché c'ha due regole. Esatto. Secondo me Camelup fa il chiudo questo, Splendor dove il Kenner, abbiamo un Concordia, Rococo e ha vinto un Istanbul. Allora, Concordia a me piace tantissimo, non riesco mai a giocare. Adesso me lo compro, l'Istanbul, me lo compro. Cioè già, ci vuole dei video su tre giochi che compriamo. Okay. Secondo me 3-3 stava un passo avanti, secondo me Istanbul. No, allora ci sta, no, pensavo. Ci sta, dovevi andare a prendere roba dove c'è diverse azioni, c'è una mappa con tutti i modi. A me Istanbul piace, però... Tra Concordia e Istanbul, forse è più complicato Concordia. Esatto, forse diventa una differenza bello tosta. Tra i due mi compro più Concordia che Istanbul. 2015 Istanbul ce l'hai tu. Machikoro, The Game e Colt Express. Allora, ha vinto Colt Express. Machikoro l'ho giocato, però la combinazione con due dadi non li tiri mai. E quella che era? The Game. Ok, ci ho fatto 1000 partite The Game. Mi piace. È semplice, boh. Hai vinto? Contro allora, Colt Express. Allora, tanto a Sauro c'ha lo stesso giudizio di Colt Express e di Camelup. Non è vero. No, vabbè, però vince per la scenografia. Il problema è che dall'altra parte su Camelup c'è lo Splendor. Qua effettivamente non c'ho un partito bello tosto. Nel senso, tra i tre avrei preferito anch'io Colt Express. Se ti devo dire la verità, tra Colt Express e Camelup preferisco Colt Express, però. A me anche tu ce l'ho tutte e due le espansioni e mi piace. Sarà il fatto che giochi un po' alla cieca, sarà che un po' ci programmi, un po' c'è quelle gallerie, un po' c'è le azioni, che ne so. Rende tutt'altro un'atmosfera con i giocatori di delirio puro. E poi soprattutto c'ha la cosa fantastica, c'ha i trenini, che so. Allora, espansioni, due espansioni, poche regole e altamente scenografiche. Guarda, esatto. Colpiscono una persona okay, che gioca per me, di tutti quelli che ha detto di Speed Yaris, questo è quello che apparecchierebbe per entrare a giocare un giocatore nuovo. Sì. Colt Express è il classico, perché scenograficamente cattura. Le regole, è quando ti ho detto che come ti rimuovi, come funzionano le carte, che sono quattro tipi di carte. Che si fa il pugno, raccogli, spara e spari. Spari. Sì. Foto sceriffo ci sta qualcuno in più forse. Sì, forse sei. Però so, intuitive, diventa un delirio assurdo quel... E secondo me ci sta un personaggio che è buggato. Che è cosa? Lo spinge? No, quello che c'ha la prima carta sempre coperta. Ghost. Madonna, random. Nel Kenner abbiamo Elysium, Orleans e ha vinto Broom Service. Ah no. Non conosco Broom Service. Allora, Broom Service è di Alexander Pfister, non è pronunciabile. Alexander Pfister. Che è il mio autore preferito. Arriviamo nel 2016 e qui è tosta. Qua devo vincere. Anch'io che sono un principiante e qua il Kenner soprattutto è una roba. No, faccio l'umore. Allora, lo spiglio di Alex. Dato mia lì sotto. Imhotep. Ok. Che fa cagare. Karuba. Che fa cagare. Nome in codice. Fanno cagare. Secondo me ha vinto Imhotep. Fanno cagare. No, ha vinto con nome in codice. Il gioco più triste di questo pianeta. Basta. Però anche questo è introduttivo. Parlate quest'anno da soli. Però anche questo è introduttivo. Io mi puoi introdurre le persone a giocare. Poi attenzione perché c'è il Kenner. Ah. Dai, torna per il Kenner. Dai, torna. Pandemic Legacy 1 è stato tipo un anno e mezzo prima in classifica su Board Game Geek. Time Stories e Eyes of Sky. Vabbè, ha vinto Eyes of Sky. Ha vinto Eyes of Sky, ma giusto. Di Alexander Pfister. È quello delle vacche? Giusto. Sì, è quello delle mucche, quello delle becche. Cioè, giusto. Bellissimo. A me piace, ce l'ho. C'è tre espansioni? Due espansioni? Pandemic Legacy, vabbè, lasciamo perdere, non commentiamo, andate a vedere l'altro video. Io vedo la scelta. Time Stories è un gran bel gioco, però non può vincere Kenner, dai, mo. Ci troviamo, quello non è un gioco con una strategia, non è diverso, secondo me non... E comunque Isle of Sky c'ha una meccanica d'asta geniale, secondo me è geniale. Sì. Tu metti dentro tre stesse negli avanti, uno la batti, ci metti i pezzi sopra, se vinci l'asta ti riprendi le tessere, altrimenti gli altri c'hai il doppio dei soldi che ne hai messi. Sì. È geniale. Allora, io dico subito, qui le cose si fanno molto molto interessanti. Molto molto commentabili. 2017 non finisce più. Lo Spiel, Magic Maze, ok, Eldorado e King Domino. Ha vinto King Domino, che secondo me è
lo Spiel de Jahres, perfetto. Sì, sì, giusto, giustissimo. C'ha una, due regole, veramente c'ha due regole. E dura 20 minuti e è preciso per farci entrare i novizi. Tuttora quando andiamo alle fiere lo proponiamo, esatto, ad ogni novizio, perfino bambini, cioè se un bambino, esatto, 6-7 anni lo metti a sedere. Una persona che si avvicina e ti dice: io non ho mai giocato, che posso giocare? Quanto tempo c'hai? C'ho 20 minuti, mezz'ora, vieni, apparecchi, giochi, fa due partite, 15-15 se sono veloci e va via, perfetto per quel tipo di premio. Preciso per un Spiel de Jahres. Esatto, non è stupido come gioco, non è assolutamente, esatto, stupido. È un bel gioco perché c'è un sacco di strategia, cioè molto più profondo di quello che sembra. Esatto. E che vi dite invece del Kenner? Perché ragazzi, qui abbiamo un Terraforming Mars. Guarda come mi la dobbiamo. Un Rise of the North Sea e un Exit Nesca per un e Exit da vincere. Scusa, per quale motivo? Non trattenete, no? Questa cosa non... Secondo me non è un gioco da... Stai capito, però quello è un gioco, deve essere un gioco. Secondo me è una complessità media. Complessità media? Allora, Luxor, The Mind... E Gaetano sta dietro di te, Azul. Ma ha vinto Azul. Sì, Spiel. Ha vinto Azul. Che è figo. È figo e ottima componente. Ma la domanda è: se Azul invece delle gemmine c'aveva i tocchettini di legno, avrebbe avuto lo stesso fascino? Di legno, sì. Secondo me no. Secondo me si di legno. Cioè, di cartone? Di cartone? Esatto, di cartone facevano schifo. Schifo, dai. Però di legno no, è lo stesso, una cosa, per quello preferisco The Mind, allora, sinceramente. No, The Mind è troppo... Com'era The Mind? Luxor? Non ho giocato mai. Vabbè, ci sta, come vittoria ci sta, non conosco Luxor, però. Per il Kenner, Cleaver. Heaven e Ale? Heaven e Even e E Ciarlatani. Ciarlatani e Quedlinburgo. Ha vinto Ciarlatani. Ciarlatani e Quedlinburgo è un buscio. Ah, ok. Ciarlatani quello da cranio? No, è quello della... No, Ciarlatani è... Da De Vir? No, non l'ho mai giocato. Ciarlatani e Quedlinburgo. Qui c'è scritto in tedesco Die Pack Saber. Ciarlatani, tradotto. Se Ciarlatani e Quedlinburgo è un Busher Luck. Cioè, il tuo sacchettino devi esplodere dopo 7, peschi. E se arrivi a 7, puoi comprare altri tocchettini. Tipo... Come si chiama Lenz? Esatto. Ah, okay. Tutte le cose e ognuno c'ha poteri diversi. Quelli base, quando esplodi, lasci perdere, salti di azioni. Non mi indosso smalto. 2019 ci siamo, l'ultimo anno, dai, questo è. Ok, dai. Lama. Non mi piace. Lama. Poi suppongo che sia Werewolf Terror, immagino in tedesco, non so. E Just One. Anzi, Just One, per farlo bene. A me non piace. Non conosco nessuno di tre, no, gli altri due, quindi non ho la più pallida idea. Lama ne ho sentito parlare, Just One è troppo party game. È solo, come non mi interessa. Solo party game. È un bel party game. È un po' più divertente rispetto a... Cioè, probabilmente tra tutti i party game. Sì. Allora, no? Secondo me lo Spiel de Jahres deve essere un party game. Non è più interessante più di Just One. Ma chiaro, ma perché mi hai ridato sto nome? Vabbè. Allora, Domingolice ed Exit. Non c'è fastidio. Exit non c'è più. È uscito. L'ho venduto. E abbiamo. Non mi pare. Abbiamo come Kenner Carpe Diem, Detective e Wingspan. Carpe Diem, no, Carpe Diem. Carpe Diem. Di Feld, ok? Grazie. Detective e Wingspan. Wingspan. Bel gioco, però mi sono consigliato a giocare a Carpe Diem, che fino del film. Perché Detective? Io ho fatto una partita divertente. Detective, non lo ricordi? No. Abbiamo giocato a Modena. Quello che devi leggere le carte tra No, non mi è piaciuto. Era un po' indigesto perché carta con scrittura da caratteri da tre caratteri. Troppo pesante come gioco, non mi scorreva. Però era una storia intrigante quella che abbiamo fatto. Carpe Diem invece mi sono detto che è bellissimo. Carpe Diem, costruisci i tuoi palazzi, ti danno buoni di monete diversi. E devi cogliere l'attimo. Esatto. Cioè, falli che e c'hai una selezione, cioè tu fai l'azione in base a prendere oggetti, c'hai questo tracciato tipo a stella e dove ti fermi prendi che ti ne mette sulla tua città. Vabbè, Wingspan, tra ovetti. Wingspan tra ovetti. Terraforming Mars dei poveri. Sì, praticamente. Con gli ovetti. Ma infatti
Coglioni. Sarà il 2020 che non lo sappiamo. 2020. Secondo Pregocca Skyler. Skyler, però non fa parlare, no? Ne parleremo un video a parte. Okay. Vabbè, detto questo, dopo aver sbloccato, aver lanciato per casa un gioco, vi diciamo, se vi è piaciuto il video, spolleggiate. Spolleggiate anche in sotto. Sì, esatto, se non vi piace. No, perché? Ma l'importante è che qualcuno spolleggia. Che ci dice se è bello o brutto. No, perché? Non. Se no e basta. Cioè, quindi di conseguenza no, poi commentate perché commentate perché no, perché non capite niente, condividete il video se vi è sembrato interessante e potete consigliarlo a qualche amico. Commentate, questo è commentare, sì, questo è commentare, iscrivetevi, siete già iscritti, attivate la campanella per le notifiche del nostro e video. Ultime due cose. Primo, compratevi a questo punto perché secondo me sono quelli più carini. Io so il noob da che sta fuori uno del cuore. King Domino e Seven Wonders, uno sono tutti belli tutti, sì. E se, siccome questa è una premiazione tedesca, ce l'avete con noi, noi siamo italiani, fa un come ciò pare. Arrivederci. Ciao. Ciao. How can we get if we sell a little bit high? Comunque Brexit fa cacare al cazzo, va bene?